Buongiorno e benvenuti alla Fiaba del Giorno del Veronese Magazine. Oggi pensavo di fare un ragionamento molto veloce. Questa costrizione a livello italiano a tutti i costi a governare tutti assieme, centro-sinistra, centro-destra, estrema-destra, estrema-sinistra, persone particolari, strane, partiti mai sentiti. L'importante è stare al governo. In nome, per conto, prima della pandemia, adesso non più tanto della pandemia, ma c'è ancora comunque la pandemia, beh, quella non passerà mai, quindi bisogna continuare a gridare il pericolo, ma per la gestione di questi fondi europei famosi PNRR, che continuiamo a dimenticare che circa 2 anni fa c'era stata una grandissima discussione su questi benedetti fondi, se accettarli o meno. Perché sembra che siano la risoluzione di tutti i problemi italiani. La realtà dei fatti è che è un ulteriore gigantesco debito pubblico. Su 190 miliardi di euro che verranno stanziati all'Italia, 70 saranno a fondo perduto e questi sicuramente sono un grande investimento che l'Italia potrà provvedere sul proprio territorio in infrastrutture e in migliorie della nostra nazione, ma gli altri 120 miliardi di euro purtroppo sono debito, debito che va ristrutturato. Ora, in una nazione dove stiamo vivendo una crisi economica drammatica, una crisi energetica che non si è mai vista, aziende e famiglie che stanno soffrendo le pene dell'inferno a causa di questi costi energetici funamboli che stanno arrivando, ci accogliamo un ulteriore gigantesco debito pubblico di 120 miliardi di euro che dovremo andare a restituire. Tutto questo è la scusa per continuare ad avere Mattarella come Presidente della Repubblica, quindi un uomo che non ha mai preso nessuna decisione forte e che mantiene semplicemente un equilibrio, Draghi, funzionario semplice, che anche quello non si esprime, veleggia, galleggia. E tutta questa serie di partiti multicolore che assieme sostengono questo tipo di concetto. Peccato, peccato, peccato. Arrivederci a domani.